Thank you Fabio System con la scelta musicale del nostro Paolo Franceschetti che andiamo a ritrovare. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Eh, sì. <ride> ciao a tutti, ciao Fabio. Ciao, ciao Paolo, ben ritrovato qua. Allora, bellissimo questo brano, come ti è venuto così? Perché hai scelto questo proprio? Beh, è un, um, un brano perché, che ho scelto perché il testo tradotto in italiano è molto significativo, no? nel senso che um, è il sistema di Babilonia eh, che dice nella traduzione: eh, Ci rifiutiamo di essere quello che voi vorreste che fossimo, siamo quel che siamo e così che andrà. Non potete addestrarmi alla disuguaglianza parlando della mia libertà. In sostanza, è un inno alla libertà ed è un. Invito a scoprire la verità, a dire poi ai figli la verità. Dice a un certo punto: Dite ai figli la verità, D ditegliela subito, eh, perché siamo stati soggiogati troppo a lungo. E poi dice: Il sistema di Babilonia è il vampiro che succhia il sangue ai sofferenti, edificando chiese e università, imbrogliando costantemente il popolo. Io li definisco ladri patentati e assassini. Eh, insomma, è un... abbastanza chiaro. Che <ride> eh sì, effettivamente, grazie, anche perché insomma, è un bel tappeto sonoro. Quello che ci hai portato, cominciamo da una domanda di Emanuele. Eh, che ti dice: Non hai mai espresso la tua opinione riguardo l'omicidio di Novi Ligure eh, perché io notavo qualcosa di strano in 72 coltellate. Qui si torna al caso di Erika e Omar che è stato insomma l'antesignano di alcuni delitti, almeno dal punto di vista mediatico, questi due ragazzi, fidanzato e fidanzata, che, che commettono questa, questa strage a Novi Liguri, questa strage eh, familiare. Eh, effettivamente tu ti sei interessato poi successivamente ai delitti, e questo però, anche per ragioni di tempo immagino, o anche così casuali, non, 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 non lo hai mai approfondito. Allora no, non per ragioni di tempo, semplicemente per ragioni di, di, di scelta, nel senso che eh, io ho approfondito quei delitti di cui per qualche motivo diretto o indiretto mi sono dovuto occupare, quindi ehm, non, 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 non è che posso esprimere un'opinione su tutti, eh, perché in questi delitti, come ti presenta la TV eh, quello che succede, c'è sempre qualcosa che non va. Ma non puoi capire effettivamente cosa non va se non sai qualcosa dall'interno perché di fatto non quadra niente di, di quello che raccontano. Per esempio, nel caso di Erika Homer, 72 coltellate: in effetti, c'è qualcosa che non va perché a coltellare una persona eh, infilare il coltello dentro al corpo è una cosa che eh, affatica il braccio e 72. 72 volte cioè, vuol dire avere una forza erculea, c'è qualcosa che non va insomma, in una ragazzina che riesce a fare una cosa del genere, o sia pure in due con, con Omar. E, probabilmente c'è qualcos'altro, a parte che 72 è un numero altamente simbolico, perché 72 sono i nomi di Dio, no? e 72 è anche il numero il, il, uno dei numeri di Dio, sono 72 le, le forze angeliche, insomma c'è tutta una. Dal punto di vista cabalistico, una simbologia che effettivamente quadra poco, e... però da lì a formulare opinioni ce ne, ce ne corre. Insomma. Io mi sono occupato di quei delitti in cui, sapendo qualcosa dall'interno, sono potuto poi risalire a una verità diversa. Eh, perché comunque c'è una base da cui, da cui partire, altrimenti solo basandoti sui titoli dei giornali non puoi sapere nulla perché può essere tutto sbagliato, magari le corte non sono 72 ma sono 12 o sono 2 e i giornali hanno scritto 72 e allora tu fai un'opinione, ti fai un'opinione su un dato che è sbagliato, eh, oltre al fatto che poi eh, i giornali tacciono l'80% delle cose veramente rilevanti in questi delitti, quindi si tace. Si tacciono delle cose fondamentali, non ci si pone delle domande fondamentali che riguardano i parenti di queste persone che sono coinvolte in questi delitti, che riguardano la vita privata di queste persone. Cioè, quindi, quando non ti poni domande fondamentali, che risposte vuoi, vuoi avere? Ti devi porre le domande giuste per avere risposte corrette. Insomma. Quindi ecco non, perché non mi sono occupato di questo, come mi sono occupato di tanti altri, cioè non è che è, sono un, uh, cioè un esperto di delitti esoterici a tutto tondo e mi sono occupato di tutti. C'è da dire che il, rispetto ad altri casi uh, in cui si è parlato di al di là poi di come sono, siano finiti uh, a livello giudiziario, però anche di Erba, visto comunque a distanza di anni se ne riparla, o oh, lo stesso Cogne, comunque lei si è sempre professata la franzoni innocente, eh, nel caso di Perugia non ne parliamo, eh, Bossetti idem, qui eh, non ci sono mai stati scenari diciamo, diversi. Eh, che sono emersi eh, rispetto anche a Garlasco, comunque ipotesi alternative a questa. Quindi un'altra particolarità che notiamo di differenza eh, è questa qui. Sì, anche perché è possibile in questi delitti qua se veramente la ragazzina avesse dato 72 coltellate è possibile che siano intervenute altre forze che si impadroniscono proprio del corpo della persona. E a quel punto ecco che si spiega come abbia la forza di sferrare 72 coltellate, quindi ehm, è un delitto esoterico puro, diciamo così. E, ma la verità a quel punto rimarrà sempre che questa ragazzina è un'assassina. Magari in realtà è stata solo posseduta proprio a livello tecnico da quello che il cattolico chiamerebbe il demonio, ma quello che per altre tradizioni religiose o spirituali si chiamerebbe in un altro modo. Comunque è stata posseduta da un'altra entità, quindi gli ha dato una forza e, un, e anche una, una, una crudeltà che magari non aveva normalmente. Da più parti ci hanno chiesto in questi mesi, eh, credo che anche Carpe Oro, forse più avanti ci dirà il suo parere, sul ragazzo di 18 anni, Alessio Vinci, trovato morto a Parigi. Eh, non so se hai letto qualcosa in questi mesi. Il, una particolarità è il messaggio che eh, è stato trovato, l'ultimo messaggio, eh, o comunque uno degli ultimi, cioè in un foglio è stato scritto a penna, ci sono tre lettere, e.t.p, poi c'è scritto gc e poi c'è una specie di codice cam381a2lcm quindi sembra un qualcosa da, da decriptare eh, al di là ecco del eh, che magari qui per interpretare questa cosa sempre che sia interpretabile eh, è molto complicato eh, però ti è capitato una casistica in passato di, eh, tra i casi che magari hai seguito dove sono stati trovati ecco, messaggi così eh, indecifrabili legati a una scomparsa un delitto a qualcosa Beh, basta pensare al diritto Pantani, sì. eh, che c'era proprio un biglietto sulle rose, eh, adesso non me lo ricordo più, vado più a memoria, rose, la rosa rossa è la più contata, aspetta, che forse lo, lo, lo troviamo su internet. Ah sì, me lo ricordo questo, sì. La, poesia, la, famosa poesia, la famosa poesia. Beh, non è proprio una poesia, perché era più quasi una filastrocca senza senso. Allora, guarda. L Ho trovato qui su Libre Idee. Che salutiamo sempre oh, con piacere. Dove sta? Ta, 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 ta. Eccola. L'hai trovata? Vediamo, eccola qua, sì. Allora... So... Eccola qua. Aspetta eh. Dunque, accanto al corpo un biglietto. Colori, uno su tutti. Rosa, arancio, come contenta? Le rose sono rosa e la rosa rossa è la più contata. Sì. Beh, insomma, mi sembra... Visto che poi muore all'Hotel Rose, visto che uh, cioè, muore nel giorno di San Valentino, che è il giorno della Rosa Rossa, tutta una serie di simbologia, insomma, c'è cioè, chiaramente un messaggio in codice che non so se l'ha lasciato lui veramente, oppure è un'invenzione giornalistica, oppure se l'ha scritto qualcun altro per lui. Boh. Diciamo che al... Tra le ipotesi che si sono fatte no, negli anni, eh, soprattutto per quello che gli è accaduto a Madonna di Campiglio, no? quindi con quei controlli antidoping un po' a eh, quindi si, si doveva in qualche modo escludere, si era avanzata l'ipotesi della criminalità organizzata legata anche al, alle scommesse. Eh, potrebbero esserci più livelli di spiegazione, ma questo qui ti convince? Questo delle scommesse De clandestine, no. eccetera. come ha detto anche dei, hanno detto dei Pentiti. Guarda, questo delle scommesse, no, perché lui aveva dato fastidio ad altre persone molto più potenti. Poi ci potrebbe anche entrare questa cosa delle scommesse, perché quando muore un personaggio così famoso, così noto e anche così amato poi dal pubblico, c'è sempre una convergenza di più interessi su quel soggetto. Non c'è mai uno che decide adesso lo uccidiamo. Devono essere d'accordo diverse fazioni. Un po' come quando c'è un omicidio di mafia che devono essere d'accordo comunque tutte le famiglie no? eh, per gli omicidi più importanti. La stessa cosa vale a livelli più elevati per la criminalità organizzata superiore eh, alla mafia. È un po' come qualunque omicidio che fa epoca, tipo l'omicidio Kennedy, si dice è stata la mafia. No, non è stata la mafia, sono stati più interessi convergenti che hanno deciso sì eh, va bene che lo eliminiamo insomma. talvolta dietro a certi personaggi c'è una vera e propria lotta chi lo vuole morto, chi lo vuole vivo per interessi contrapposti anche chi lo vuole vivo magari non sempre ha interessi leciti eh, però in questo equilibrio la persona rimane viva e talvolta invece convergono tutti gli interessi e la persona si fa fuori cosa serve riparlarne poi come è stato fatto e ogni tanto si continua a fare cioè ci sono, sta sono state riaperte delle inchieste sia dalla procura di Rimini poi da quella di Forlì che indagava su Madonna di Campiglio archiviando però ammettendo che insomma c'è stato qualcosa di strano però non ci sono gli elementi poi per arrivare a processi o comunque a trovare dei responsabili se ne parla sia il messaggio alla fine che è stato ucciso più o meno è passato questo sì eh, quindi è già stato un, un passo in avanti rispetto all'inizio, però poi tutto si arena di nuovo e ah, difficilmente arriverà a una verità almeno mediatica. Beh, ma questo è normale perché se si arrivasse alla verità mediatica su un caso come quello di Pantani, eh, poi molta gente si domanderebbe scusa, ma allora se per Pantani è così, eh, allora per Tizio, Caio, Sempronio? Farebbe una serie di, di collegamenti e non si possono fare questi collegamenti. Non si devono fare, anzi, si devono impedire. A me, pare però, a volte che vedi. Ora il caso di Erba, eh, le, le Iene soprattutto hanno fatto, stanno facendo no? questa serie di puntate in cui si vuole dimostrare la loro innocenza, però. Mi pare che la, la reazione, a parte di chi non ci crede comunque e continua a dire che sono stati loro, la reazione comunque non, così eh, mi sembra quella, come dire, eh, sì, vabbè, è stato un errore giudiziario, cioè, questo che tu dici che sarebbe bello accadesse. Eh, non mi pare che poi nella gente scatti questo meccanismo per cui dice: eh, però allora se qui non sono stati loro, figuriamoci allora nell'altro caso, nell cioè, ce ne vorrebbe due o tre. Probabilmente per, per cominciare a far venire dei, dei sospetti alle persone che forse un po' tutti i casi eh, hanno questi risvolti. Ma eh no, secondo me le persone che cominciano a farsi queste domande sono tante in numero assoluto, sono sempre poche in numero relativo. Ma la maggior parte delle persone, la, le masse vivono addormentate e sono pronte, prontissime a sposare qualsiasi tesi eh, l'informazione ufficiale dia quindi sulla gran massa delle persone non è che c'è molta speranza diciamo così eh, tu puoi anche dire in tutti i telegiornali che mh, per 5-6 delitti la verità è un'altra, ma comunque poi appena cambiasse il vento si convincerebbero del contrario. Quindi, allora io mi ricordo quello che succedeva a livello un po' di massa quando Andreotti fu accusato di collusione con la mafia e la cosa andò su tutti i giornali, i telegiornali, eccetera. Ci fu un momento di destabilizzazione fortissima tra tantissime persone, anche de all'interno della democrazia cristiana, persone Convinte, credenti nel sistema, eh, che assolutamente sono dentro al sistema, che rimasero un po' destabilizzate. E poi vidi, ci fu la controreazione immediatamente, di chi cominciò a dire eh, è un complotto contro Andreotti, eccetera. Quindi a quel punto, c'è gente che non crede alle teorie del complotto, però se per caso. Toccano un loro beniamino, a quel punto ci credono. La teoria del complotto è ovviamente un complotto per far apparire il loro beniamino. Un assassino, un criminale, un delinquente, eccetera. Mm. Perché infatti, quando ci fu questa cosa di Andreotti, stiamo parlando degli anni. Stiamo parlando degli anni. Fine fine anni 80 mi pare, no? No, forse. Era primi degli anni 90, adesso vabbè, la mia memoria ovviamente non è mai stata eccezionale, quindi non ricordo. Comunque, insomma, erano insomma, un bel po' d'anni fa: si sta parlando di 20-25 anni fa. E io dentro di me dissi: Ma è incredibile che si rivoltano la realtà in questo modo e si cominci a, a parlare di come stanno veramente le cose, perché a quel punto se uno capisce che Andreotti può essere colpevole di certe cose uno a quel punto fa due più due e va agli altri poi c'erano tutti quelli della corrente andreottiana come Salvo Lima e questi altri personaggi qui legati a Andreotti ma a quel punto non è che si poteva dare la colpa solo a loro gli altri non sapevano eh, perché non hanno mai denunciato per esempio questa cosa, si erano eh, duri e puri e quindi rimasi un attimo... A osservare questo fenomeno, e poi dopo vidi effettivamente era l'unica cosa logica che poteva capitare, partì il contrattacco, e quindi per la maggior parte Andreotti era innocente ed era vittima di un complotto della magistratura. E... Che poi in parte magari è anche vero: l'hanno voluto processare, l'hanno processato e c'erano delle ragioni anche internazionali per volerlo processare. Questo sì. Però questo non significava che lui era innocente ed era un candido giglio, ma a quel punto tutto è ritornato come prima per le persone che... Cioè le, quelle che prima consideravano Andreotti un delinquente hanno continuato a considerarlo tale. Quelle che invece lo consideravano un puro, un... Uh, che non, non, non vogliono mai vedere i complotti. Hanno visto il complotto contro il loro Beniamino e Andreotti. E siamo tornati più o meno a, a, alla stessa situazione di stallo. Di un tempo. Insomma. Volevo riparlare con te di una figura che tu a volte ne hai ce ne hai parlato. È, è quella di Giuseppe Cosco. Sì perché eh, lui rilasciò in particolare un'intervista eh, in cui si parlava di politica, magia e satanismo. Alla domanda quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta a scrivere appunto questo libro, politica, magia e satanismo, lui dice, la magia è più di quanto si creda, presente nel nostro mondo moderno, gli esempi sono tantissimi. Papa Andreu consultò gli astrologi per scegliere la data delle elezioni in Grecia, lo ha affermato The Economist nell'aprile 1985. Lo sciamano Zuge Xian ha curato Deng Xiaoping. In Israele molti VIP della politica, tra questi ci sono Sonia Perez e Lea Rabin, si affidano al cabalista Kaduri. In USA Clinton ha raccontato di aver avuto contatti con lo spirito di Elvis Presley. Il settimanale Megapolis Express ha raccontato che Boris Yeltsin si è servito più volte di uno stregone camuffato da deputato, capace tra l'altro di controllare psichicamente i suoi colleghi parlamentari. Sarebbe stato lui a impedire un'opposizione decisiva dei parlamentari dall'intervento russo in Cecenia. Lo stregone di Yeltsin è, secondo la rivista, in grado di provocare la morte delle sue vittime. Egli vanta in qualità di sensitivo una lunga... Collaborazione con il KGB. Mi fermo qui, ma gli esempi sono ancora molti. Si può ben capire che il connubio tra politica e certi esoterismi, alcuni dei quali sconfinano in territori inferi, è molto più frequente di quanto si immagini. Alla luce di ciò è oltremodo significativo quanto il ministro inglese. Benjamin Disraeli ebbe ad affermare il mondo è governato da tutt'altri personaggi che neppure immaginano coloro il cui occhio non giunge dietro le quinte. Le motivazioni del mio libro Politica, Magia e Satanismo sono state dettate dall'intenzione di aver voluto approfondire particolari aspetti di questi inquietanti scenari per far capire alla gente comune cose complesse. Eh, certe complesse e incredibili realtà celate dietro un falso e apparente mondo laico dominato da economia e tecnica, dove sempre apparentemente tutto quello che viene chiamato religione oppure magia non sembra essere rilevante nel guidare l'azione politica e invece non è così. Eh, Giuseppe Cosco poi muore per un improvviso malore fulminante. Eh, che figura era secondo te? Guarda, per me... Giuseppe Cosco è una figura veramente di eroe moderno. E, perché è uno dei primi che ha studiato queste cose, o meglio, no, tanti l'avevano studiate e l'hanno studiate sempre. Però magari non l'hanno divulgata, oppure l'hanno divulgata, ma solo a un determinato settore un po' ristretto. Steiner diceva certe cose, ma le diceva a un pubblico antroposofico, particolarmente colto, di nicchia, eccetera. Quindi mai c'è stata una rilevanza di certe sue affermazioni che peraltro poi venivano calate in un contesto di uno che aveva scritto, o meglio, con le sue conferenze hanno pubblicato centinaia di volumi, quindi poi risultava poco in, quasi poco rilevante questa parte del suo pensiero. Cosco è stato uno dei primi a diffondere queste cose in un'epoca in cui Internet non era così diffuso e in cui parlare di queste cose significava morire. Quindi, e infatti è morto è stato in questo senso veramente un pioniere insomma io tanti spunti li presi da lui e mh, trovai delle conferme in quello che io andavo scoprendo nei suoi scritti quando lui però era già morto ormai e è una persona eccezionale che non viene ricordata per quello che veramente valeva perché ha fatto quello che ho fatto io solo che è stato meno diffuso io ho diffuso la, le stesse cose che diceva lui a un pubblico più vasto, ma perché era l'epoca di Internet, a quel punto l'epoca in cui bastava un clic per condividere e quindi certe informazioni, sempre comunque su una nicchia, eh, ovviamente stiamo parlando sempre di un pubblico limitato, comunque sono, andate, sono state molto più diffuse, insomma, ma diciamo che potrei dire che senza il suo lavoro e quello della Carlizzi il mio non ci sarebbe stato, insomma, che è una prosecuzione dei loro. Eh, tra l'altro è ancora attivo il suo eh, aspetta che l'avevo trovato eh, è ancora attivo il suo blog o sito cosco-giuseppe.tribut.com pensa che è online dal 4 ottobre 1999 e quindi non so se c'è qualcuno che ne rinnova il dominio probabilmente no perché è un uh, tripod.com si vede che è un sito fatto nel uh, a Fine anni 90, eh, c'è anche un indirizzo email e probabilmente io al punto C'è sì, un indirizzo la... mail a cui ovviamente lui non risponde, risponde e c'è anche il suo numero di cellulare. C'è anche il suo cellulare. Infatti, io mi ricordo che lessi le sue cose, gli scrissi, gli telefonai, ma non sapevo che era morto perché non avevo trovato notizie in rete. Si trova quasi pochissimo. E poi, dopo un po', scoprì che era morto e dissi: Vabbè, con le cose che scriveva, certo. Mm gli dedicò ma... un bellissimo articolo Massimo Mazzucco un ricordo di Giuseppe Cosco in luogo comune il 20 gennaio 2016 chiunque come me abbia iniziato a navigare su internet dice Massimo all'inizio del millennio si sarà certamente imbattuto in qualche articolo di Giuseppe Cosco a lui insomma dobbiamo eh, gran parte delle cose no, di, per come le conosciamo oggi ma lui sostanzialmente eh, chi era? cioè che, di che cosa si occupava? guarda lui credo che fosse allora era un consulente intanto della procura non mi ricordo in che ambito faceva il consulente quindi fece il consulente per, per alcuni delitti per, per alcune cose e poi non mi ricordo se era un investigatore privato oppure era un uh, il suo titolo di studio adesso non lo ricordo però senz'altro diciamo una delle sue attività era quella di consulente giudiziario infatti morì il giorno che eh, un giorno che doveva andare in tribunale per fare una deposizione nell'ambito di un processo, eh, si sentì, ebbe un malore. Lo portarono via con una. arrivò un'ambulanza, lo portarono via e poi, e poi morì. E questa ambulanza, tra l'altro, che arrivò c'era qualcosa di, di sospetto perché forse non era un'ambulanza ufficiale. Adesso i particolari non me li ricordo più dopo anni. Comunque, questo malore improvviso che prendono che prende a molte persone. Leggiamo da eh, un, uh, un altro blog: eh, Così aveva annunciato la morte. Eh, si è spento stamattina il dottor Giuseppe Cosco. Perito del Tribunale di Catanzaro. Appunto, apprezzatissimo saggista e articolista delle edizioni Segno, ma soprattutto amico carissimo. Lo scrivono Alfredo Lissoni e Nicola Guarino. Dotto, preparatissimo, sempre informato un livello più degli altri, dotato di una sensibilità e un'umanità non comuni, aveva appena scritto la prefazione del mio ultimo libro sul governo Ombra, che mi apprestavo a inviargli, nel quale è ampiamente citato non potrà invece eh, non potrà invece vedersi e vederlo stroncato improvvisamente alla giovane età di 50 anni quindi era giovanissimo da un male non ancora identificato mentre si recava al lavoro in tribunale soccorso in ambulanza invano. la famiglia Franta ha comunicato la notizia agli amici più intimi per la prima volta non ho parole non so descrivere una delle menti più geniali del nostro ambiente osteggiato e malvisto per la sua crociata contro i maghi truffatori le sette sataniche la creduloneria aveva fatto chiudere di recente un sito internet satanico che reclutava online in Giovani Sprovveduti si era distinto per le sue molte opere librarie molte delle quali sul cospirazionismo templare e sui pericoli della New Age aveva realizzato importanti articoli soprattutto per la stampa locale per le riviste del mistero come oltre la conoscenza nella quale aveva una rubrica fissa e per le ultra selettive riviste della segno teologica e il segno del soprannaturale aveva saputo spaziare attraverso gli argomenti più disparati grazie alla sua cultura non comune dalla grafologia nella quale era maestro alla medicina alla politica alla dietrologia all All'ufologia, sempre citando dati e fonti precise, sempre sopra le righe, con quella signorilità che l'ha sempre contraddistinto. Con lui se ne va una fetta della cultura dotta nel campo del mistero, una perdita irreparabile. Un bel messaggio, questo, di, di saluto. Certo, eh, Gabriella Carlizzi muore di una malattia, insomma, e eh, va bene, va bene, non va bene, però. Ci può, eh, ci può stare nella vita insomma che, che possa accadere eh, Cosco eh, muore a 50 anni ci sono stati no, altre altre morti eh, forse il problema è l'epoca come tu hai detto spesso cioè averne parlato troppo presto non era consentito rispetto ad oggi sempre che vogliamo ovviamente abbracciare l'ipotesi che sia stata una morte causata da altri sì ma guarda questo vale per tutte le cose no? c'era un periodo che mh storico in cui non si poteva parlare di mafia che altrimenti morivi e poi a un certo punto la mafia è diventata um, un argomento che si poteva trattare sui giornali però non potevi toccare il livello politica mafia perché altrimenti morivi ad esempio pensiamo a a Fava eh, ad altri giornalisti che avevano toccato quel livello e quindi erano, hanno fatto una brutta fine oggi per carità accusare un politico di collusione con la mafia è, insomma è quasi è un niente cioè non è più assolutamente importante è rimasto un ultimo tabù che è quello della della pedofilia internazionale quello, sì. quello è un tasto che non puoi toccare perché lì ancora muori c'era un periodo che non potevi toccare il tasto servizi segreti stragi eccetera e anche lì chi ha provato ha fatto una brutta fine. Mi ricordo un giornalista di cui ora non mi sfugge il nome, sempre per questa mia cosa, per cui i particolari purtroppo mi sfuggono. Che proprio all'indomani del sequestro Moro fece un articolo su Repubblica in cui scrisse: Ma, ma questa è un'operazione organizzata? Ma quali Brigate Rosse? Le Brigate Rosse sono un gruppo di persone che si improvvisano contro il sistema, ma non sanno sparare, non sanno nulla di tecniche. Questa è stata un'operazione da corpi speciali perché. Eh, hanno agito in un modo scientifico, eh, con una tecnica anche riconoscibile. I, cor i vari corpi speciali hanno diverse tecniche e tra di loro si riconoscono, nel senso che quando c'è un'operazione si può capire, se uno è un esperto del settore, chi ha agito, con quale tecnica è usato, quindi se è un corpo che ne so, del servizio segreto israeliano piuttosto che russo, oppure italiano o tedesco. E, e poi all'interno di quale nazione sì, sì, si può individuare anche il corpo, che cos'è il Consubin, il Tuscania, eh, la Gladio Rossa, la Gladio Verde, eccetera. E, e quindi questo scrisse questo articolo e il giorno dopo si buttò dalla finestra perché si suicidò. E, ecco, quello era l'epoca in cui non si poteva toccare questo tasto, oggi si può toccare, però appunto è, è rimasto quest'ultimo tabù, insomma. E, e Cosco ha avuto la sfortuna se possiamo chiamarla così di parlare di queste cose in un momento in cui non se ne poteva parlare insomma. infatti della oggi pedofilia internazionale non ne parla nessuno praticamente Oppure, no. eh. questo è il tasto che se lo vai a toccare in modo serio muori è, ancora, è rimasto l'ultimo tabù e, e questo cosa te lo fa pensare? perché lo vedo da la fine che fanno quelli che toccano questi tasti chiunque denuncia queste cose fa una brutta fine, o muore oppure che creano un tale casino nella sua vita che non, non può più far nulla insomma. pensiamo a quello che abbiamo intervistato, no? quel parlamentare belga Lorraine Louis sì. eh, è quello è uno eh, penso a tutti gli investigatori e giornalisti che hanno lavorato sul caso Dutroux sono morti tutti, è rimasto solo uno, che è quello poi che ha scritto un libro che in Italia è stato pubblicato col titolo Tutti manipolati. E... Marc Toissant: e... eh, eh, era un... un militare, insomma, sarebbe il corrispondente dei nostri carabinieri un... della gendarmeria belga. E è riuscito a sfuggire alla morte a alcuni attentati. È riuscito a scrivere un libro, ma tutti gli altri hanno fatto una pessima fine. Eh... Insomma, poi tra l'altro, Cosco si occupato anche di questa cosa della pedofilia internazionale. Tra l'altro, eh, già, eh, già. Eh... Speriamo. Poi vedo anche sì. come, come viene trattato proprio a livello il, il problema a livello mediatico, insomma. Cioè, è proprio veramente sottaciuto. A un certo punto c'è stato un grande attacco alla Chiesa Cattolica e si è potuto parlare della pedofilia nell'ambito della Chiesa cattolica perché era funzionale all'attacco da parte di certi poteri alla Chiesa ma non si parla di una cosa molto più grave cioè della collusione dei potenti del mondo in questi traffici poi di questo ne ho parlato comunque io ho fatto alcuni esempi ad esempio è straordinario il caso di Sarkozy che eh, qualche anno fa eh, beccano non mi ricordo in che stato dell'Africa, eh, un gruppo di persone che stava portando un centinaio di bambini in Francia, eh, un'associazione che si chiamava l'Arca di Zoe. E, e quindi li, li, li scoprono, erano senza permesso, questi ragazzini avrebbero fatto una fine terribile probabilmente eh, e vengono arrestati. E quindi ne stava per scoppiare un caso internazionale. Sarkozy è volato dalla Francia è arrivato in questo paese ha fatto delle trattative per riportare questi pedofili liberi in Francia quindi questo nessuno ha fatto questo collegamento ma se un Presidente della Repubblica si muove per difendere dei pedofili perché non è che si sono mossi perché questi erano innocenti questa arca di Zoera non hanno manco provato a difendersi su questo fronte Semplicemente questi erano, erano personaggi potenti, dovevano essere salvati e sono andati a... E sono stati salvati. Poi sempre, per esempio, mi ricordo una cosa che mi ha colpito molto nell'ambito del processo Dutroux, la moglie è stata de detenuta, a un certo punto è venuta in Italia a fare non so che, sempre mentre era detenuta, quindi un tipo di un lavoro, un servizio speciale come possono fare i carcerati, insomma. Come attività di volontariato di lavoro non hanno specificato era andata. Però a um, in un paese del, del, della Toscana dove ci fu quell'omicidio di Lapo Santiccioli e l'altra ragazza non mi ricordo. Come si chiamava? Il delitto di ah. aspetta un attimo perché mi dispiace sì. rimanere sempre. Vai. Ma mi fa sta ricerca vai fai la ricerca, Tanto stavo, eh, ricorderete un caso di cui ci eravamo occupati anni fa, sempre in tema di pedofilia. Eh, la morte eh, a Savona di Luisa Bonello. Che eh, aveva fatto dei nomi legati alla pedofilia. Ricorderete che intervistammo eh, il presidente di un'associazione che eh, era un suo amico, peraltro, e che ha sempre sostenuto eh, che appunto lei non si fosse suicidata, ma che appunto eh, in questo caso si trattava di un omicidio, adesso ci sarà una nuova perizia, e proprio sono novità di queste settimane, una nuova perizia per capire eh, come sia morta, appunto, Luisa Bonello. Eh, quindi staremo a vedere che cosa accadrà, eh, anche perché c'è un processo in corso. Eh, volevo chiedere, allora, sì, il diritto di Lucia Giusto e Lapo Santiccioli, che ne sono morti entrambi, Secondo la versione ufficiale, Lapo Santiccioli avrebbe accoltellato la fidanzata, e poi si sarebbe suicidato con tre coltellate. Si sarebbe suicidato nella... in gola o nel ventre, adesso non ricordo. Comunque tre, mm, beh. ci sei, Paolo? Pronto? Sì, eccoci, hai finito, dico. Eh. No, no, è. No. è, ah. è... Sto parlando col cellulare quindi è arrivata la telefonata. Ah ok e, um, e, e, ecco, Dopodiché avrebbe lanciato il coltello dopo essersi dato un paio di metri. Mi senti? Eh, o sei andato via un attimo, vai. Eh, sì, perché mi stanno chiamando sotto e dovrei... <ride> dovrei in qualche modo, gli spiego, che non richiamino di nuovo. Vabbè. Ehm Ok, questo delitto avviene a Bagno a Ripoli e eh, la moglie di Dutru va a Bagno a Ripoli per qualche tempo, non si sa perché, non si sa per quanto tempo, perché i giornali non lo dicono, ma mi viene il dubbio che sia perché ha preso dei contatti con un gruppo di persone che stava lì, sta lì, lavora lì, insomma. Yeah. Allora, siamo arrivati Paolo al momento adesso in cui andremo a eh, fare la nostra consueta estrazione tra chi ci sostiene, si abbona tra virgolette a Border Knights o attraverso produzionedalbasso.com. basso.com cercate il progetto Border Knights e seguite le istruzioni o chi invece sceglie altre modalità eh, scrivendoci a redazione@bordernights.it. In cambio Regaliamo, Stiamo regalando un libro offerto dalla Uneditori e poi un secondo libro offerto dall'autore stesso, che è A.Sunot, Sunot, che ha scritto il libro a poveri, ammalati, stupidi e ignoranti. Come sempre, eh, Paolo ci aiuta nel corso di questa estrazione. Sei pronto, Paolo? Prontissimo. Bene. Allora, andiamo a vedere... Ci sarà da mettere ordine poi, fine stagione, a questi abbonati. Intanto continuiamo a fare l'estrazione su 129. Anche se sono, penso, decisamente di meno. Eh, siano rimasti. Comunque, andiamo avanti. Rullo tamburi, sei pronto? Vai, 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 vai. Sì, guarda, sono talmente pronto. Oh. Andiamo a vedere che è uscito il numero, oggi è un po' lento il nostro generatore. 21, 21, quindi andiamo indietro di parecchio. 21. Ah, Elisabetta vale... Eh, Scusa, stavo per dire il nome tutto. <ride> Elisabetta, Elisabetta, diciamo Elisabetta. Elisabetta che vince per la prima volta il libro Un Editori offerto dalla Un Editori, allora registriamo tutto, quindi estrazione buona. Bravo Paolo, così, un altro numero buono, vai. E invece siamo dall'inizio andiamo Eh si sì, abbiamo capito eh, Gliel'ho fatto fare tutto Perché giustamente attende questo momento Tutta la settimana eh. Allora 117 Stefano, Stefano Stefano vince il libro Poveri, ammalati, stupidi E ignoranti Quindi oggi Paolo è perfetta questa tua estrazione Complimenti No cioè proprio hai fatto non, non ci sono stati doppioni bravo ottimo Com è stata bellissima la nostra chiacchierata di oggi che abbiamo ripercorso insomma dei temi che ci stanno molto a cuore da quello della pedofilia internazionale alla, alla figura di Cosco a, ai delitti comunque eh, mediatici che oggi sembrano un po' calati eh, almeno i grandi tormentoni questo no, si sono dà... calati i tormentori eh, imperterri eh, sì. come prima, per carità. Non, 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 da questo punto di vista il sistema è sempre lo stesso. però dal punto di vista mediatico, anche perché poi devono esaurire il filone, perché la gente si accorgerebbe già molti se ne sono accorto. Che è sempre la stessa solfa, insomma, no? cioè, sempre con come diceva. Giustamente, io allora, sai che ho scritto un libro in nome della giustizia insieme al giudice di Roma, Gennaro sì. Francione, e a Fernando Imposimato, no? e, in cui ho, appunto, ho analizzato dal punto di vista giuridico più stretto anche determinate cose che accadono nell'ambito di questi delitti. E, e Gennaro Francione diceva, giustamente, non aveva capito la parte esoterica, che poi l'ha capita nell'incontro con me quando gliel'ho spiegata. Eh, però, aveva capito una cosa: dice che in Italia se eh, ti muore qualcuno vicino, devi sperare di non essere il compagno o la compagna di questo, di, della vittima oppure un familiare tanto accusano solo questa gente qui. Cioè ti muore tuo padre e sta tranquillo che accuseranno te anche se non ci sono prove, non c'è niente. Aveva capito questa anomalia. Eh, questo capita perché? perché in questi delitti non c'è una logica razionale e quindi poi a livello sempre razionale e logico gli investigatori si concentrano sulla persona più vicina e dice non può che essere stato lui perché c'era lui in casa poi non ci sono le tracce di sangue non ci sono eh, non c'è il movente non c'è un cazzo però la cosa più, più facile è come a cogne è morto il bambino e la madre la madre non aveva una goccia di sangue addosso non c'era manco il movente però anche la stessa cassazione ha detto è l'unica prova cioè l'unica possibilità logica e razionale e invece non è vero, non è quella perché se è logica e razionale mi dovresti anche spiegare la dinamica, mi dovresti spiegare perché non gli hanno trovato una goccia di sangue addosso, eh, perché non hanno trovato tracce di sangue fuori dalla stanza del delitto e così via. Quindi eh, però funziona così e quindi eh... Molti si sono accorti di questo sistema. Se andasse avanti sempre uguale, forse qualcuno, un po' troppi, comincerebbero a farsi le domande. Quindi, ehm, adesso diciamo hanno cambiato un po' il tiro, ma un po', poi vedremo che risuccederà. Grazie di cuore, come sempre, a Paolo Franceschetti. Ci risentiamo, caro Paolo, la prossima settimana. Sì, ciao a tutti.